Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, oggi ho una commissione da fare per un amico. Mi ha richiesto un impianto luce a LED con strip LED, la sto facendo con strip LED, per metterla in cucina sotto il pensile, la cappa, l'angolo, diciamo, ecco, cucina, lavello e base della cucina. E allora le misure sono 150x120, sono due spezzoni, le ho divise così. Qua c'è quella da 150, poi ho connesso quella da 120, andranno insieme a fare l'angolo così, 150 e 120. Il tutto controllato da questo piccolino. È un regolatore di potenza luminosa tramite il tocco touch, eccolo qui. Tocco e abbasso, tocco e alzo, tocco una volta e chiudo, tocco una volta e si apre. È carina questa soluzione perché appunto con questa piccola, diciamo, dimensione, molto compatto, anche isolato, posso fare sia accensione che spegnimento e anche la regolazione della potenza. Alimentatore è questo, un alimentatore 220 12 volt. Eccolo qui. Ora devo finire di isolare la parte di connessione della saldatura e poi è pronto per installarlo. Ti lascio ora il video durante l'assemblaggio, poi ti mostrerò effettivamente all'atto pratico come è venuto il tutto montato. E niente, qui siamo sempre in laboratorio da me. Niente, non ho fatto nulla di nuovo, ho tutto pressoché uguale, non ho avuto neanche il tempo di dedicarmi alla ciabatta. Questo è un progetto che farò più avanti. Per ora, con il canale da mandare avanti, anche le varie pagine social, ho anche, ragazzi, qualche unboxing da fare. Stamattina e ieri il corriere e il postino hanno lasciato questi due e questo grosso e pesante. Faremo un unico unboxing, anche perché se tutto va bene, in teoria domani dovrebbero consegnarmi uno o due pacchettini, sempre con Amazon, perciò io racchiudo tutto e poi facciamo un unico unboxing. E niente, ti ho mostrato il tutto, passiamo alla costruzione, poi all'installazione finale e niente. Ciao e al prossimo video. Fammi sapere sotto cosa ne pensi, eh? Un mi piace, un commento e se non sei iscritto, iscriviti al canale. Thank you.
grande Giuseppe, tutto lavoro a LED.